Oramai il mondo è finito, distrutto da un'evoluzione tecnologica gestita male. Il denaro è più importante di qualsiasi altra cosa. Il denaro che noi studiamo serve per alimentare, arricchire chi vuole solo arricchirsi e basta. La collettività di Belcastro si domanda: il comune ha fatto istruttorie tecniche annuale al fine di localizzare i vari siti per antenne? Sono state interessate le belle arti? Si può fare ancora qualcosa? La stessa normativa dichiara dei siti vietati all'installazione di antenne, scuole, ospedali, eccetera. È vietato dare licenze edilizie al ridosso di un ripetitore. Un'antenna che genera campo elettromagnetico. Qui ci troviamo pure al ridosso delle scuole dell'obbligo, con ragazzi dai 4 ai 15 anni. La legge già regola e sancisce la tutela per elettrosmog e in questi casi di elettromagnetismo. È fuorviante scrivere considerazioni sgangherate. Il piano regolatore sì che è sgangherato. Destinazione urbanistica della tuta, le stesse pendici, costoni, sono evidenziate di vincolo assoluto, pericolo frane e zona rossa. L'antenna non solo pericolosa alle radioattività, ma pericolosa anche perché si insedia su un sito rischio frane. È chiaro questo fatto all'ufficio tecnico? L'antenna si insedia su un sito altamente paesaggistico, storico monumentale, artistico, culturale. Altre comunità sfruttano la genuinità che chiedevo la genuinità. Un attimo. Allora, il problema lo abbiamo capito. Va bene? E adesso vi rispondo. Va bene? Senza fare queste storie. Era pure inutile che noi arrivassimo a queste. Non questi toni. Sono me tutti educati, io li ringrazio personalmente. Ma dove la parola? Non hai parlato. Non è finito. No, finisci quando dico io. E te la do. Cortesemente vorrei che mettessimo a verbale queste insinuazioni. Te la do con presidente del presidente. Lo sto offendendo, me la togli se offendo. No. Ma non mi può limitare il tempo. E ne chiedo, ne chiedo votazione. Sì, io è sospeso, io ho capito qual è il problema. Va bene? Dopodiché adesso mi consento di rispondere. Scusate, hai capito il problema che sto esponendo? Certo. Cosa stavo dicendo? Cosa devo dire ancora certo io? Certo, te l'ho capito. Cortesemente. Allora, cortesemente smetterò di parlare. Ecco, ti tolgo la parola. Domanda ufficiale: chi è a favore e chi è contrario di questa consiglia? Tu sei rimasto ai tempi dei Borboni, non funziona. Borboni hanno aiutato. Non funziona. Le persone. Vittorio Emanuele che ci ha tradito. Chi è cosciente di questa situazione? Cortesemente mi continua il mio dire. Ora, il sindaco ha il dovere e il diritto di controllare, non di ingerire nel lavoro del responsabile dell'ufficio tecnico. Va bene? Suggerendo soluzioni. Deve controllare e vigilare che dall'ufficio escono atti definitivi che siano legittimi. Questa è una questione di responsabilità, non è una responsabilità di quello che c'è. Allora, qua ci siamo fasciati la testa prima di romperci, va bene? Abbiamo sollevato un polverone e non esiste, un falso problema che non esiste, perché l'ufficio tecnico ancora non ha nemmeno iniziato gli adempimenti per l'istruttoria della gara. E qualcuno parla di permessi, parla se si può fare qualche cosa, certo che si può fare qualcosa, ancora non abbiamo fatto niente. Statevi tranquilli. E da questo punto di vista non avete niente da temere, nel senso che io prima di fare mettere dall'ufficio tecnico un atto definitivo voglio qua una conferenza di servizio.
forestale, voglio la sovrintendenza perché c'è un rumore, voglio tutti i pareri. E cosa fare? Ma state tranquilli che sulla zona riservata a parte lei non si può autorizzare niente e noi non autorizzeremo niente. Quindi la resta del paese non l'abbiamo messo. Prego. Nel paese non l'avete trovato. Come? Se era uno di noi, nel paese non l'avete messo. E chi l'ha messo? Non nessuno, noi, non tutti quanti. No, ma è chi l'ha messo? Si dice dove l'ha messo? Sono uscite le parole, sono uscite le vostre consigliere. Tanto e i miei consiglieri? E cioè perché non fai il nome? Ci sarà un'altra cosa.
sapendo, ma volevo un bel più da qui. Ma è da sei giorni che quando vuoi parlare, noi lavoriamo, noi non stiamo sapendo che dobbiamo lavorare. E ci siamo riusciti. E volevo tutte le cose. Però, scusa, che lascio. Poteva evitare tutta questa storia.